lancia qua? Ma che cazzo? Ma perché c'era una lancia nell'inquadratura? Oggi mega unboxing supremo, incredibile, pazzo, sgravo. Spero ovviamente che da sto video ne esca qualcosa di simpatico e carino. Soprattutto che venga bene tutto, ma perché sennò posso spararmi in go. E ciao a tutti ragazzi, come finirete che vi parla è quest'oggi. Ragazzi, siamo qua in questo nuovissimo video, perché appunto, da come avete letto dal titolo, oggi andremo, o almeno cercheremo di andare, ad aggiornare la mia postazione da gaming. Cercheremo infatti in questo video di andare a fixare, a migliorare la mia postazione da gaming, grazie appunto ai vari acquisti che ho fatto. Andremo poi anche a spostare tutto, fare che improvvisamente, quindi andremo veramente a stravolgere la postazione. E spero ne escono cose decente, se no tornerà così. Sì! E per cominciare vi raccomando signori, se volete che magari questo video diventi una serie, perché potrebbe assolutamente diventare una serie dove io vado a comprare cose e ad aggiornare la mia postazione da gaming insieme a voi. E quindi se vi piacerebbe un'idea simile, fatemela sapere lasciando subito un bel like, che è sempre molto molto apprezzato, grazie. Vi ricordo che se volete anche supportare il canale al massimo potete anche ovviamente iscrivervi. Ma adesso basta, perché è il momento di andare ad upgradare la postazione da gaming. Per farvi capire, allora, la mia postazione in questo momento è così, e la mia idea è quella di spostarla di qua, dove ci sono tutte queste bellissime action figure. Questo però cambierebbe l'inquadratura, che voi vedete che da qui passerebbe tipo lì, che non so quanto bello sia. Andiamo dunque all'unboxing dei pacchi. Abbiamo qua questo qui, che è un monitor della Acer, che è esattamente come il mio ma 75 Hz. L'ho trovato su Amazon a 100 euro. Un'asta per collegare i due monitor. E poi sono andato dal negozio dei cinesi e ho fatto la spesa di cose che potrebbero servire. La serie un cavo Ethernet, questa è una multipresa. Ma partiamo direttamente dal monitor. Se non viene fuori però è un problema. Cioè no, nel senso, il supporto del monitor, il cavo di alimentazione. Infine qui dentro troviamo il monitor, che si presenta in questa maniera. Qua è un Acer KG251Q 75 Hz. Ed invece il mio principale è esattamente uguale, solo che è un 144 Hz. All'interno di questo, oh, preti Cristo, bordello più assoluto c'è qui dentro. Madonna, raga, ma è solidissima. E per prima cosa direi che devo andare a appendere questo monitor e quest'altro monitor qui sull'asta e metterli sulla scrivania. Poi muoveremo tutto quanto. Sì, siamo capiti. Diciamo quindi pure addio a questo monitor della Samsung, che è abbastanza abortico, ve lo posso assicurare. Prima cosa da fare quindi scollegare questa mitica lunghissima prolunga che collega tutto l'ammasso di cavi che c'è lì sotto, che non è esattamente il massimo. La cosa da fare quindi è spostare la scrivania. Non deve rimanerci niente qui sopra. Io non pulisco il computer dal 92, quindi ho paura a vedere cosa ci sia sotto. Oh, issa! Questo qua è il computer, ormai lo conoscete bene, è così da un annetto, ci ho solo aggiunto un SSD. Questa qua è la situazione filtro delle ventole, che magari dovrei pulire. Qui sotto ci sta il filtro ventole dell'alimentatore, che è, ecco, vedete già quanto fa schifo. Vado a sbatterlo fuori insieme a questo, già che mi hanno suonato al citofono. One eternity later. Era il corriere che mi ha appena lasciato modesto pacco. È proprio lui, signori! Unboxing! Voglio un like solo per questo, grazie. E appena uscirà il quarto comprerò anche il quarto. Togliamolo un attimo, no, questo per... No, no, che... Ed è venuto fuori un altro piccolissimo problema, ovvero che questa bellissima presa qui è incollata con della colla a caldo. Il problema è che fa schifo sta roba, non so neanche come toglierla io sta roba. Monitor liberato e adesso devo solamente andare a montare l'asta e a metterli sopra. Che schifo! Qui c'è il PC, qui c'è il monitor, qui c'è il tappetino. Comunque ho assemblato il braccio e adesso devo andare a metterlo sopra. Quindi prima devo pulire. 2 hours later. Ho pulito la scrivania, sì, sono rimaste due macchie, ma ho dovuto grattare con la roba da cucina perché sennò non andava. E io per mettere sta roba qui ho bisogno dello spazio sotto la scrivania. Il problema sta proprio nel fatto che lo spazio non c'è, perché c'è questa. E quindi devo andare a inventarmi un modo per staccare sta cosa. Proviamo col coltello. Siete già iscritti al canale? Vediamo se riuscirò mai a staccare sta roba. No, non può mai funzionare. Oh cazzo, bastava fare un po' di leva. Pronto? Vaffanculo alla Enel, che mi riserva i prezzi bloccati con lo sconto. Più o meno il centro dov'è però? Devo fare attenzione che non mi cada in testa, perché sennò finisce tipo bonk. Questa non la smuove più nessuno adesso. Ma c'è un bel buco qua. Qui adesso è una mossa pericolosa. Ti prego non cadere giù. Signori, il primo monitor è montato e non si vede. Sto facendo la dio pose. È bellissimo. E adesso devo andare ad attaccare l'altro di là, esattamente come ho fatto col primo.
cazzo. Ok, quindi al momento la situazione è questa qua, ovvero ho messo i due monitor col secondo verticale. Io non so se metterli tutti e due verticali, cioè non so se mettere il secondo monitor verticale o orizzontale. Il risultato per il momento è questo qua. Terrò quindi il secondo monitor verticale e il primo orizzontale, perché mi piace di più, cioè. Adesso arriva una bella parte simpatica e divertente, ovvero il cable management con la ciabatta dei cinesi. Let's go! Combatti per trovare il drago Dragon Ball, il drago delle sette. Sfere Dragon Ball. Il computer lo metto sopra o sotto la scrivania? Direi che col computer messo lì è molto 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 bello. Benissimo. Adesso devo solamente andare a aprire le cose cinesi, metterle sotto, sistemare i cavi, rimettere le cose sopra e vedere se di qua ci sta bene. Cosa succederebbe se usassimo il 100% del nostro cervello? Guardate il casino che c'è qui sotto. Ci sono questi altri cosi e altri cavi che devo sistemare. Ci vorrà un po'. Ho messo giusto giusto due cavi. Adesso sposto la scrivania da qua a qua e vediamo cosa succede. E adesso non mi resta che effettivamente mettere le cose a posto e poi sistemare un po' la stanza. I monitor si sono già accesi come ho acceso la ciabatta. E effettivamente è andato uno uno segnale, l'altro anche. Adesso in teoria se io accendo il computer... Ok, il computer pulito è una grandissima, grandissima figata. Devo cosplayare un certo personaggio storico per poter vedere il logo di Windows bene. Sì, siamo capiti. Dobbiamo finire però di sistemare il tutto, perché ancora non è finito. Io pensavo di mettere questo mobile qui, qui la postazione e lì il coso. E in più c'è un po' di bordello da sistemare nella stanza, perché c'è un po' di bordello. La vuoi tenere della Tech One? C'è un problemino. È venuta giù tutto e adesso è così. Sta funzionando ancora tutto. Quanto siamo professionali qua. Bella raga, oggi vedremo come fulminarsi in un secondo. No, l'ho pure messa male. L'ho messa pure male. Vaffanculo. L'ho fatta. I did it. Yeah. Ho mangiato e siamo a lavori in corso. Lavori molto in corso e molto finiti praticamente, perché qua c'è la postazione, lì c'è il coso e qui c'è casino. Non buona. Io qui dietro devo allestire qualcosa, perché questa inquadratura è abbastanza triste. Ah, si è staccato di nuovo il coso con la colla a caldo. Basta. Strano ma vero, c'è stato tutto e sta zona è bellissima. Questo è meraviglioso, cioè è veramente veramente bello. Ora ci siamo, ora sì che ci sia questa. Questo è bello, mamma mia. Se questo è bellissimo. A partire dalle tutte le miliardi di action figure che ci sono lì, che non vedrete mai nell'inquadratura dei video. Qui tutto quanto bello, maestoso, incredibile, veramente è qualcosa di pazzesco. Tutto bello finché non ti giro. Non c'è un cazzo. Il nulla cosmico. Perché qui ho guadagnato così tanto spazio che nemmeno io so cosa andarci a mettere. Mamma mia, Seb. Commentatemi qua sotto nei commenti. Ditemi cosa ne pensate. E soprattutto ditemi, secondo voi era meglio adesso o era meglio prima? Ancora un po' di casino lì sopra. Devo sistemare. Ma così, signori, è veramente qualcosa di meraviglioso. Veramente vi sedete qua e siete nel chilling più totale. Per le live e le varie cose qui avrò il Chromebook. Qui sopra vi ho aperto lo stream deck di Streamlabs col Chromebook, che fa un effetto molto molto figo. E l'inquadratura però sarebbe questa. Questo è abbastanza vomitevole. È qualcosa di orribile l'inquadratura.
è veramente orribile. Cosimo che si è iscritto, grande Cosimo, grazie per l'iscrizione. E quindi niente signori, questa qua è la mia nuova postazione da gaming. Fatemi sapere cosa ne pensate qua sotto nei commenti, ma soprattutto ditemi se preferivate prima o adesso, perché adesso è veramente bellissima, ma l'inquadratura per i video è... questa qua sembra... non buona. Quindi non saprei perché è ancora tutto quanto da fare. Ditemi soprattutto se avete idee su come abbellire questo meraviglioso muro bianco, come abbellire anche di là. Se questo video vi è piaciuto mi raccomando lasciate subito un bel like. Se volete anche che io continui questa serie mi raccomando fatemelo sapere con un bel pollice in su e un commentozzo qui sotto, oltre che i vari consigli che vi ho chiesto. Per non perdervi nessun nuovo video mi raccomando iscrivetevi anche al canale, che è gratis, non costa nulla, e supporterete il sottoscritto che io gradisco sempre. Se avete consigli o altro, volete parlare direttamente con me, in descrizione trovate i link ai miei vari social network, ovvero Instagram, Telegram e Discord. E detto questo signori, come sempre non aggiungerei nient'altro, noi ci becchiamo come al solito ad un prossimo video. Ciao ragazzi.